Il testo del comunio appena eseguito è il tratto dal Vangelo di Matteo. È composto dalle tre ultime beatitudini, senza alcuna variante. Queste tre beatitudini assicurano il regno di Dio, la purezza del cuore, vale a dire la santità della vita, la pace della coscienza, che si manifesta all'esterno in tutte le relazioni umane. La sofferenza per conservare la giustizia nei confronti di Dio e del prossimo. Il mottetto che seguirà, Quoabit, di Domenico Bartolucci, riprende il testo del Cantico dei Cantici ed impiega come base la tematica gregoriana della solennità in festum septem dolorem Beate Maria Virginis. Musicalmente è un dialogo fra il soprano solista e le quattro voci del coro che riprendono, con un dosato impegno imitativo, la stessa linea melodica come emanazione e partecipazione al dolore della Vergine che assiste alla deposizione di Gesù nel sepolcro. Toscano di origine, dotato di una forte personalità artistica, Domenico Bartolucci si trasferì a Roma nel 1942. Per approfondire la conoscenza della musica sacra grazie al contatto con l'attività delle fiorenti cappelle musicali. Dopo aver ricoperto gli incarichi di vice maestro della Cappella di San Giovanni in Laterano e di maestro della Cappella Liberiana di Santa Maria Maggiore, fu nominato da Pio XII direttore perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Il mottetto conclusivo Benedica anima mea Domino di Orlando di Lasso si apre con una imitazione tra le voci femminili e quelle maschili sulle parole Benedic anima mea Domino e prosegue con un movimento ascendente sulla parola Noli della frase seguente, quasi a sottolineare la negazione non dimenticare. Ogni frase del brano è annunciata da un inciso melodico che viene ripreso da tutte le voci ad imitazione. Particolarmente efficace è la frase conclusiva Et renovabitur sicut aquila juventus tua, dove la voce di soprano, dopo aver esposto l'inciso melodico, prosegue su note tenute che si contrappongono ai melismi del tenore e alle imitazioni delle restanti voci. Orlando di Lasso è considerato uno dei massimi compositori di musica polifonica del Rinascimento. Maestro nell'arte del contrappunto e profondo conoscitore delle tecniche polifoniche, utilizzò con straordinaria efficacia e originalità il linguaggio musicale dell'epoca, differenziandosi dai compositori delle generazioni precedenti.